ragazzi e bentornati, bentrovati sul mio canale con un nuovo video. Sono tornata con il secondo episodio dei miei ultimi acquisti che ho visto nel primo episodio improvvisato così, è andato molto bene, quindi iniziamo. Sul canale trovate anche una piccola recensione che è questo G-Shock, nero e bianco. Continuiamo con le scarpe, queste Adidas che sono state veramente un ottimo acquisto. Sono nere, hanno queste strisce nere, sfumature grigie e rosa, ve le mostro meglio. Queste sono invece le New Balance, le 530, sono molto chiare, hanno dei colori dall'azzurrino al blu, l'enne come potete vedere è un blu scuro, il bianco c'è un po' di beige, panna e riprende un po' i colori della Lazio, ecco, però sono veramente comodissime. Scarpe che sono la storia, chi se ne intende lo sa. Air Force bianche basse della Nike, stupende. Mi piacciono perché hanno, alcuni hanno dei colori pazzeschi che abbinati con altre cose sopra, quindi con magliette e maglioni, vanno veramente molto bene. Sfondo blu e con questi biscotti verdi, con queste ciambelle zuccherate rosa, sfumature blu e bianche con gli avocado, viola con i limoni gialli, blu scuro con le uova. Passiamo adesso ai maglioni invernali. Questo è il primo dei due maglioni di Pull&Bear, rosso e bianco a righe. Qui rimane lento nelle maniche ed è comodissimo, anche caldo. Dovete sapere che io vado matta per le righe, le amo. Ho pochissime magliette con le righe, infatti ne vorrei avere tantissime di ogni tonalità, tipo colore, forma, larghezza delle righe, perché mi piacciono. Vedendo una persona che indossa una maglietta con le righe, in primis me, mi dà un senso di precisione, ordine, pulizia. Questo è l'altro maglione, sempre di Pull&Bear, molto semplice, nero, anche le maniche, taglia M, anche quella era la M del maglione a righe, sempre a giro collo, mai a V, non mi piacciono i maglioni a V. Passiamo adesso a due tute che volevo tanto e che mi servivano tanto. La prima è questa dell'Adidas, la classica. È pesante, è un tessuto che può dar fastidio perché non è sintetico, non è cotone, però fa pizzicare un po' la pelle, cioè a me. Comunque, eccola qui la tuta. Qui alla fine ha una zip, se magari io mi metto i calzini quelli fantasia, ogni tanto questa la posso aprire e mi li tiro su, me li sistemo. Questa è la tuta Fruit of the Loom grigia, rimane così, è molto comoda, calda anche perché questo è un tessuto pesante, quasi pile. Questo pantalone che è veramente molto carino, rimane a zampa. Ho preso questo modello qui perché mi piaceva. Comunque bianco e nero, ha questi particolari con le linee, tondi, figure strane insomma. Questi jeans invece sono di Bershka, è un pantalone scuro, dovete sapere che io preferisco più i pantaloni scuri. Sono strappati perché non mi piacciono e hanno qui i fili del pantalone che vanno a finire così alla fine. Questa è una maglietta della Gap, blu con la scritta bianca, taglia S. È fresca, comoda. Questa è l'altra maglietta della Gap, cambia solamente il colore, l'ho presa rossa con la scritta blu, rosso, blu e bianco, li adoro in una maglietta, in un outfit in generale. L'ultima maglietta di questo video è rosa della Fruit, la taglia delle mie magliette in generale a maniche corte è sempre la S. Il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto e scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vorreste vedere il terzo episodio di questo nuovo format. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, un bacio!